Nel sesto mese dell'anno, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo, capendo il suo stupore, le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo, il Signore. Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo!» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo stenderà su di te la sua ombra. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il suo sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Dopo l'annuncio dell'angelo, Maria si mette subito in viaggio verso la regione montuosa dove si trovava la città di Giuda, dove viveva sua cugina Elisabetta. La città si chiamava Ain Karim, che in arabo significa fonte della vigna. E per raggiungerla Maria ha dovuto fare un lungo viaggio. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta e appena ebbe udito il saluto di Maria, il bambino che aspettava le sussultò nel grembo. Allora Elisabetta, mossa dallo Spirito Santo, esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Ah, che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha mandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimane presso Elisabetta fino alla nascita di Giovanni Battista, poi tornò a casa da Giuseppe. Nel frattempo, Giuseppe, a cui era promessa sposa Maria, poiché era un uomo giusto e non voleva accusare pubblicamente di essere incinta prima che andassero a vivere insieme, pensò di lasciarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino viene dallo Spirito Santo e la darà alla luce un figlio che tu chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compiesse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi».
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e in pace in terra agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. Per lo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.